Continua la copertura del Nintendo Direct con un video dedicato a un argomento che non pensavo avrei trattato, almeno così presto. Infatti, a quanto pare, ci troviamo a un punto di svolta per quanto riguarda l'ambito dei leak e dei rumor. Non solo l'ultimo evento Nintendo ha rappresentato un'anomalia rispetto alle recenti presentazioni, visto che quasi nessuno è stato in grado di anticipare correttamente i suoi annunci più importanti, ma inoltre tutti i nomi più grandi del settore stanno cadendo uno appresso all'altro. Sapete che questo è un argomento che mi interessa tantissimo, quindi oggi, in questo video ricchissimo, cercheremo di ricostruire i passaggi fondamentali che hanno portato alla disfatta di Pioro, l'unico nome che fino a questo momento potevamo considerare totalmente attendibile in un ambito popolato da fregnacciari in cerca di popolarità su Twitter. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso con tre semplici gesti: supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Pioro ha privatizzato il suo account Twitter. Cioè, non so se vi rendete conto, ma questa è probabilmente la fine di un'era. Sebbene gli eventi che hanno portato a questo repentino cambiamento si siano tutti condensati nei giorni successivi al Nintendo Direct, era già da qualche settimana che si metteva in discussione l'attendibilità di questo leaker. O meglio, non tanto la sua attendibilità, quanto piuttosto il fatto che le sue fonti di informazioni fossero ancora attive e affidabili. Questo perché all'inizio del mese di giugno è uscita un'inchiesta portata avanti da 404 Media, dove veniva spiegato come, in seguito a un'investigazione di Google, alcune informazioni riservate appartenenti a una presentazione Nintendo fossero state rubate da un impiegato di YouTube che, avendo privilegi da admin, aveva accesso anche ai video privati. Questo leaker avrebbe quindi condiviso su Reddit novità riguardanti un nuovo gioco di Yoshi non ancora annunciato all'epoca. Sebbene questa indagine interna a Google si riferisse a un periodo compreso tra il 2013 e il 2017, visto che l'inchiesta è diventata pubblica, non è così difficile pensare che il colosso abbia esteso anche a tempi più recenti la ricerca di eventuali leak avvenuti con lo stesso metodo. Da qui l'idea che per i leaker più autorevoli, tra cui Pioro, questo del backend di YouTube fosse la principale fonte di informazione. A quanto pare, in alcuni casi, si sarebbe proprio creato un mercato nero dei leak provenienti da YouTube, con gli impiegati Google che svendevano al migliore offerente i contenuti provenienti dai video privati. Questo scenario, molto verosimile, dava anche una lettura convincente delle modalità e tempistiche dei leak di Pioro. L'uccellaccio infatti era solito iniziare i suoi indovinelli solo in prossimità di eventi molto importanti o di annunci a sorpresa. Penso ad esempio allo Shadow Drop di Nintendo World Championship NES Edition. Nel momento in cui però gli utenti di Reddit, Twitter e Resetera hanno iniziato a mettere in discussione la futura affidabilità di Pioro, ipotizzando che i suoi informatori YouTube fossero ormai saltati, l'account aveva perso la sua tipica compostezza per ribadire più volte, anche in modo un po' aggressivo, che le sue fonti non erano state intaccate dalle recenti investigazioni portate avanti da Google. Ma se quindi Pioro non attingeva direttamente da YouTube, qual era il suo canale di accesso principale? Come ho detto qualche video fa, questo Direct è stato a suo modo unico, perché per una volta tanto c'è stata la possibilità di rimanere sorpresi e a bocca aperta di fronte a degli annunci che magari erano stati ipotizzati ma non anticipati rispetto alla loro presentazione ufficiale. Papagino aveva gettato l'amo per uno Zelda con protagonista Zelda, il nuovo Mario Party era nell'aria anche grazie ai nomi in codice di Midori, mentre Metroid Prime 4 ce lo aspettavamo un po' tutti, ma per esempio mai mi sarei aspettato un'apertura con un nuovo Mario e Luigi completamente in 3D. Ma Pioro in tutto questo? Beh, lo stesso account che negli ultimi anni non ne aveva fatta passare neanche una a Nintendo, anticipando Wonder, Princess Peach, Mario vs Donkey Kong, eppure Endless Ocean, stranamente in questa occasione è stato molto più calmo del solito. Purtroppo il suo account ora è privato, quindi non riesco a mostrarvi i suoi post nei giorni precedenti al Direct, ma Pioro non solo non era stato in grado di anticipare praticamente nulla, ma inoltre aveva invitato i suoi follower a mantenere le aspettative basse perché il Direct sarebbe stato privo di grandi annunci e scarico di first party importanti. Cosa che ovviamente si è rivelata molto lontana dalla verità, visto che abbiamo avuto uno dei Direct più importanti degli ultimi anni. Si potrebbe pensare quindi che effettivamente i contatti di Pioro fossero saltati dopo le investigazioni di Google, ma è qui che avviene un grandissimo colpo di scena. Alcuni utenti di Resetera
Setera hanno iniziato a notare un pattern nel modus operandi di Pioro e sono giunti a una conclusione molto interessante. Più che al backend di YouTube, Pioro aveva accesso al sito di Nintendo o magari proprio all'eShop. Questo perché, prendendo come punto di riferimento l'ultimo Direct, gli unici annunci che Pioro era riuscito ad anticipare riguardavano titoli come Metal Slug, Ace Attorney Investigation, gli unici giochi di tutta la presentazione che avevano delle pagine dedicate sul portale Nintendo che sono state rese pubbliche immediatamente dopo il Direct. Questo significa che le informazioni erano già state caricate in anticipo sul sito di Nintendo e rese private affinché fossero pronte per una pubblicazione tempestiva. Si spiega anche, per esempio, come fosse possibile che Pioro avesse anticipato correttamente il prezzo di Nintendo World Championship, un'informazione non presente nel trailer di presentazione del gioco, ma disponibile solo sulla sua pagina web dedicata all'interno del sito di Nintendo Giappone. Quindi, tolti dall'equazione i potenziali leaker di YouTube, la scelta di Nintendo di pubblicare in netto ritardo i siti dedicati ai suoi giochi più importanti e ritardare così anche l'apertura dei pre-order non può essere né una scelta casuale né una svista. È stata chiaramente una contromisura per prevenire che ci fosse una fuga di informazioni pre-direct. La cosa più assurda, che fa capire anche il grado di preparazione e infantilismo che c'è dietro queste figure che troppo spesso vengono mitizzate, è il fatto che sia stato lo stesso Pioro a mettersi in scacco definitivo. Questo perché il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, volto noto nell'ambito e anche personalità molto attiva negli scoop giornalistici del settore, ha pubblicato un articolo su Bloomberg dove viene riportato che in seguito ad aver domandato direttamente a Pioro delle dichiarazioni sulle indagini di Resetera, questo ha risposto affermativamente che sì, le sue fonti lavorano per Nintendo Giappone, ma che non è sicuro di come questi ottengano le loro informazioni, anche se la teoria del back-end sia un'ipotesi più che ragionevole. Dopo la pubblicazione di questo articolo, Pioro risponderà con sorpresa, affermando che non si sarebbe mai aspettato che le sue risposte sarebbero state rese pubbliche. In fondo aveva parlato solo con uno dei giornalisti più importanti di tutta l'industria che stava scrivendo un articolo proprio sull'argomento. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Comunque, la pubblicazione di questo articolo ha fatto sì che Pioro giungesse alla decisione, probabilmente definitiva, di rendere privato il suo account e tutte le sue profezie. Quindi siamo probabilmente di fronte alla fine di un'era molto importante. Mentre Midori si è praticamente eliminato da solo, Nintendo ha preso delle contromisure efficaci nei confronti di Pioro ed è molto probabile che la stagione dei leak, precisi al 100%, si è aggiunta a un termine. E vi dirò, per quanto speculare sugli annunci futuri sia estremamente appassionante, un conto è ricostruire le voci di corridoio, unire i pezzi delle informazioni e scremare le fake news quasi fosse un lavoro da detective, un altro è ritrovarsi intere presentazioni spoilerate con estrema precisione giorni prima degli eventi. Per quanto fosse divertente cercare di decifrare gli enigmi di Pioro, se posso scegliere, preferisco rimanere scioccato di fronte a un nuovo Mario e Luigi piuttosto che interrogarmi su una cartuccia NES dorata. Comunque, allo stesso tempo, Nintendo può aver vinto la battaglia, ma la guerra non è di sicuro finita. Rileggendo i post su Resetera, abbiamo realizzato che probabilmente è nato un nuovo villain, ma nessuno se n'era reso conto. Nella miriade di messaggi pre-direct passati in sordina tra centinaia di speculazioni infondate, il 17 giugno l'utente Ada Wong se ne usciva così, in tutta tranquillità. Scommetto che ci sarà un nuovo The Legend of Zelda con visuale dall'alto e protagonista Zelda, e anche un nuovo titolo di Mario e Luigi. Sapete, la loro brothership è troppo iconica. Ci risiamo. E questo è tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate della cultura dei leak, dei rumor e della disfatta di Pioro. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pioro, Michele Dori, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...